Bentrovati, buongiorno. Buon pomeriggio, buonanotte a seconda dei fusi orari. Secondo appuntamento per i nostri lettori con alcuni dei nostri direttori e corrispondenti delle varie edizioni di Città Nuova nel Mondo che commenteranno dal loro punto di vista alcuni temi di attualità. Il primo argomento di oggi, anche oggi, non poteva essere la pandemia da Covid-19. Nel mondo si sono superati 56 milioni di casi, 6 milioni in più dell'ultima volta che ci siamo visti, cioè 2 settimane fa, e i morti sono 1.350.000, 2 settimane fa erano 100.000 in meno. L'Italia è al nono posto, quasi 1.300.000 per numero di contagi e al sesto posto per numero di decessi, sono più di 47.000, ed è terza al mondo per tasso di mortalità, quasi al 4%, preceduta solo da Iran e Messico. Potete inviarci in chat le vostre domande ai nostri ospiti, che sono Candela Copparoni, collegata da Valencia in Spagna, è specializzata in migrazioni e anche collaboratrice di Città Nuova. Guglielmo Bombotti, corrispondente dal Togo, è già direttore di New City e Nouvelle Cité in Africa. Susan Janken, dallo stato di New York, che è direttore di Living City. Alberto Barlocci, corrispondente dal Cile, è già direttore di Ciudad Nueva dell'Argentina, docente di filosofia del diritto ed etica professionale presso l'Università Cattolica del Nord a Coquimbo. Allora, Bruno Cantamessa, corrispondente di Città Nuova da Amman, in Giordania, e coordinatore della rete di corrispondenti esteri di Città Nuova. A Roma adesso sono le 15.33, a New York le 9.33, in Cile le 11.33 e in Giordania le 15.33 del pomeriggio. Partiamo da Susan, negli Stati Uniti, ecco, sono il paese con più contagi al mondo, hanno superato gli 11 milioni di contagi e oltre 250.000 morti. Oggi Anthony Fauci, questo immunologo diventato noto in tutto il mondo, ha detto che il paese sta andando nella direzione sbagliata. Tra pochi giorni c'è il Thanksgiving, quindi è proprio la festa della famiglia, tutti si riuniranno o vorranno riunirsi per mangiare il tacchino. Ecco, ma adesso con la elezione del presidente eletto, ecco, quali sono le priorità secondo te? Mettendo a punto il Covid, l'economia, il cambiamento climatico, la giustizia razziale, ecco, cosa c'è nell'agenda secondo te del presidente eletto e come lui riaffronterà adesso la pandemia in corso? Sicuramente Biden renderà obbligatorie le mascherine e anche installerà un paio di linee guida a livello nazionale, che non saranno molto popolari, perché le persone, come in tutto il mondo, sono stanche della pandemia. E ancora molte persone credono che il virus sia fake news, finché non colpisce la propria famiglia. Cambiamento più importante potrebbe essere che Biden si sfiderà di esperti scientifici. Infatti, ha già messo insieme un comitato che correrà il rischio di rilasciare restrizioni anche impopolari per salvare vite umane. E poi tutti sperano nel vaccino, anche se nessuno ha ancora un piano su come distribuirlo. Bene, e sentiamo dei bambini, non sappiamo da che paese vengono le loro, se vengono dal Cile, dal Togo, no? Da dove vengono questo rumore di bambini? Lo sentite voi? Da dove vengono questo rumore di bambini? Dal Togo? Non credo. No. Ma voi sentite? Sì, si No. sente molto. Però non capisco da dove vengono, ecco. Allora, andiamo avanti, grazie Susan. Io adesso andrei a America Latina per chiedere a Alberto Barlocci qual è lì la situazione pandemica, perché in Cile sono i contagi, ma il Brasile e l'Argentina sono tra i paesi con più contagi al mondo e il numero di morti anche in Perù, Colombia sono elevati.
I paesi dell'America Latina sono rinchiusi in politiche di piccolo cabotaggio e manca una visione d'insieme? Sicuramente sì, e questa pandemia ha trovato una situazione particolare dove praticamente ci sono problemi locali che bisogna risolvere, che bisogna affrontare. L'Argentina non riesce a uscire fuori da una crisi economica tremenda, e con una popolazione ridotta alla povertà che è cresciuta al 40-45% della popolazione argentina, e questa situazione si è aggravata con la pandemia. In Brasile una polarizzazione politica molto forte, in Messico un presidente che ancora non ha potuto prendere le redini della situazione messicana, un'America centrale che ancora è in una situazione abbastanza indefinita, Colombia che non riesce a uscire anche lei dalla polarizzazione e intraprendere un cammino di pace, quindi e il Cile è attraversato da proteste sociali intense. Quindi nel mezzo di tutto questo, avere a che fare con la pandemia senza le risorse delle quali contano i paesi più avanzati, se pensiamo che l'Europa ha potuto distribuire 750 miliardi di euro, di cui 250 a fondo perduto per superare la pandemia, ogni paese latinoamericano se la deve cavare da solo. Se la deve cavare da solo e con un'economia e con risorse molto più ridotte e con una struttura sanitaria molto diversa, molto molto più ridotta, anche lì le privatizzazioni hanno fatto scempio. In questo momento purtroppo la situazione, sebbene i numeri, se uno osserva un po' la curva, stanno diminuendo, però si sta trasformando endemica, non c'è la curva non è stata appianata drasticamente, ma stiamo entrando in quello che è una meseta, cioè un altopiano praticamente dove corriamo il rischio che la pandemia, i casi di Covid si trasformino in endemici e quindi con la possibilità ancora più difficile di seconde e terze ondate, delle quali sarà difficile difendersi. Già è stato difficile la prima ondata che ancora non è finita, quindi. Certo, senti, torneremo da te Alberto, ci spostiamo un attimo in Togo, dove c'è Lilian. Ecco, l'altro giorno anche mi dicevi che da marzo a oggi in Togo ci sono stati pochissimi decessi e contagi, lo stesso in tutta l'Africa, che ha 1 milione circa di casi, è uno dei continenti, è il continente meno colpito dopo l'Oceania. Primo è l'America, il secondo l'Europa, il terzo l'Asia, il quarto l'Africa e l'ultimo è l'Oceania. Ecco, ma come te lo spieghi tu questa non diffusione del virus in Africa? Ecco, vari sono stati considerati come possibili ragioni per i bassi tassi di trasmissione e di gravità. Per esempio, prima di tutto l'azione rapida, sostegno pubblico, popolazioni giovani e poche case di riposo. Altri parlano addirittura di un clima favorevole, ma anche buoni sistemi sanitari comunitari, dove nonostante sistemi sanitari statali fragili, questi sistemi sanitari comunitari hanno aiutato. Azione rapida, per esempio, dal 14 febbraio, il primo caso quando è stato verificato in Egitto, tutti gli stati hanno preso misure forti, le frontiere chiuse, Lesotho, per esempio, ancora prima che si verificasse il primo caso, ha subito chiuso le frontiere. Quindi è stato obbligatorio prendere le mascherine, evitare strette di mano, frequenti lavaggi delle mani, anche i posti pubblici sono stati chiusi come scuole, anche moschee, chiese. E poi questo modo di vita anche ha cambiato alcuni importanti eventi come i funerali, che qui sono celebrati molto. Poi, ovviamente, come si sa, l'Africa ha una popolazione molto più giovane del mondo e i casi, secondo l'OMS,
L'81% dei contagi era tra i giovani, questi sono persone di meno di 60 anni e poi erano asintomatici, quindi asintomatici e sì. Quindi no, non c'era contagio. E poi sì. Per finire, qui le popolazioni sono anche, penso si sono fatti forti di serie di epidemie. Quando Covid è stato dichiarato, il Congo stava lottando l'11ª epidemia di Ebola e quindi gli stati erano allerti e le misure prese per combattere l'Ebola sono subito state trasformate e utilizzate per prevenire il Covid. Sì, sì. Candela. Sì, e passiamo adesso in Giordania per vedere qual è lì la situazione pandemica. Guarda, guardate, è una cosa molto buffa. Fino all'inizio di settembre si discuteva se ogni giorno c'erano 20 o 25 contagi, fino all'inizio di settembre. In pochissimo tempo, oggi, cioè ieri, erano 8.000 i nuovi contagi e diffusi in tutto il paese, però soprattutto ad Amman, la capitale, e ad Aqaba, che è il porto principale. Dall'inizio della pandemia, quindi, i contagi sono stati 164.000, ma la cosa che preoccupa è il rapporto fra nuovi contagi ogni giorno e tamponi processati. Allora, questo rapporto, per dire, in Italia adesso è sul 14%, in Giordania è al 26%. Quindi è molto elevato. In questo clima molto pandemico ci sono state le elezioni amministrative la settimana scorsa con un'affluenza bassissima, 30% degli aventi diritto, e soprattutto però con dei festeggiamenti spropositati dopo. Festeggiamenti con danze, balli, assembramenti, spari e quant'altro, tanto che il ministro degli interni, non potendo punire queste persone che hanno trasgredito tutte le leggi, si è dimesso lui. E quindi adesso c'è anche un governo in difficoltà. Ogni tanto facciamo un lockdown totale, tipo abbiamo appena fatto uno di 4 giorni, 24 ore su 24, che sono delle cose tremende, anche perché hanno degli riflessi economici pesantissimi, cioè la gente qui non è che l'Europa che interviene, cioè se non vado la mattina a lavorare, la sera non porto a casa da mangiare, insomma questo è... quindi, ce la stanno mettendo tutta. Comunque in ogni caso ci sono... Questo è un altro dato un po' preoccupante, 470 terapie intensive, cioè persone in terapia intensiva, che per un paese come la Giordania, che ha meno di 9 milioni di abitanti, è un numero piuttosto elevato, e le terapie intensive sono quasi esaurite. Eh sì. Bene, speriamo bene che anche con l'avvento del vaccino le cose possano migliorare. Allora, vorrei cambiare adesso argomento dopo aver fatto un po' questa panoramica un po' sul Covid e tornare all'attualità delle elezioni americane. Oggi è in corso appunto il riconteggio della Georgia, che era già stata vinta da Biden, e verso le 18 ore italiana, le 12 di Washington, verrà dato il risultato ufficiale, ma sembra la riconferma già alla vittoria di Biden anche nella Georgia, quindi porterebbero il voto dei grandi elettori nuovamente a 306, perché in questo momento quelli ufficiali sono 290, sempre super sufficienti per la vittoria. Ecco, un aspetto, Susan, che vorrei toccare di queste elezioni è quello del fatto che milioni di persone ormai entrano nel mondo della conoscenza, della informazione, della politica attraverso i social.
l'abbiamo visto già in altre elezioni precedenti degli Stati Uniti, ma anche qui, diciamo, nel tempo, noi siamo nel tempo delle fake news, nel tempo della post-verità, no? Non si distingue più, si mescolano insieme verità, mezze verità e menzogne, tutto mescolato. Qui diventa proprio difficile capire cos'è reale, cos'è inventato, cosa c'è di vero, cosa c'è di falso. Ecco, secondo te questo problema quanto è stato decisivo anche in queste elezioni e che bussole servirebbero a un comune cittadino per orientarsi in internet, tra Facebook, Google, Twitter e altri mezzi social? Avere una bussola sarebbe quasi come avere qualcosa di magico, perché non esiste. I media tradizionali non hanno più la fiducia di tutti quelli, tanti che sopportano. Cambierà tra poco, perché sono proprio due costruzioni di verità. Il popolo americano è proprio di verità. Questo vale anche per la Chiesa, ma questi sono tanti fatti che la realtà di vita è così diversa se si è nelle piccole città o se è nelle grandi città dalle coste. C'è anche una grande divisione tra gente religiosa, che ci sono tantissimi negli Stati Uniti, e proprio ateisti che non riconoscono nessuna verità religiosa. Così, io penso, questo sarà una grande sfida per il presidente eletto Biden. Questo penso lui, con la sua età, che fra poco compierà 78 anni, ha anche una grande esperienza di cercare di dialogare con quelli dell'altro partito. In questo c'è una grande speranza che lui, con piccoli passi, cercherà di reinstallare una fiducia nei politici. Okay. Alberto, anche tu vuoi aggiungere qualcosa a questo argomento? So che ti interessa molto. Credo che ci sia dietro un grosso dibattito del secolo XXI, cioè, perché attraverso questa l'informazione è che ci facciamo un'opinione del mondo, no? E questo ci porta a fare poi delle scelte, anche dei giudizi di valore. E quindi lì ci possiamo rendere conto che questi giudizi possono essere completamente sbagliati, completamente fuori strada, e creare anche delle false percezioni. I social sono utilizzati molto da questo punto di vista, e molto spesso anche con malafede, cioè dietro c'è anche una intenzione, no, di incidere sull'opinione pubblica. E questo diventa un problema abbastanza serio, perché bisogna considerare che la gente normalmente non ha il tempo per dedicare 2 ore, 3 ore, come facciamo noi nel giornalismo, per verificare le fonti, per controllare, per contrastare, per confrontare determinata informazione. E abbiamo certi strumenti per poter renderci conto se qualche cosa, se un'informazione in realtà è una notizia falsa o no, ma la gente in genere no. Il che porta a una sfiducia molto grande assolutamente su tutto, che non ci fa bene, non fa bene a nessuno. Pensiamo che cosa succederebbe se nel mondo perdessimo completamente la fiducia nei medici. Cioè, ogni volta che abbiamo bisogno di sapere se stiamo bene o stiamo male, avremo dei dubbi e dovremo stare a controllare tutto il tempo, e non avremo più fiducia assolutamente su un bene così grande, così importante come la salute. E l'informazione ha questa funzione, è vita che circola e che ci alimenta e che ci permette anche di conoscere il mondo, e conoscere il mondo è necessario, conoscere la realtà, no? Anche quella attorno a noi, quella domestica, però è necessario conoscerla correttamente per farci un'opinione giusta. E quindi si sta scherzando col fuoco su questo aspetto, perché significa minare le basi sulle quali si costruisce la fiducia, che poi dopo agisce a tutti i livelli, a livello politico, nel momento in cui votiamo, ma anche nel momento in cui crediamo nelle istituzioni, nel momento in cui crediamo nei governi, nel momento in cui crediamo anche nell'ambiente che costruiamo. Quindi è estremamente pericoloso, e ci vuole, credo, una reazione importante della società civile
per cominciare a creare anche degli scudi protettivi, no? Sotto questo punto di vista. Certo. Senti, Susanne, mi hai detto che nel prossimo numero di Living City hai scritto un articolo su questo documentario andato in onda anche in Italia su Netflix, intitolato The Social Dilemma. Ecco, che cosa è stato? Qual è la tua opinione? Sì, penso che tutti questi battaglie che ci sono nei social, alla fine, chi ha un vantaggio di questo? Chi sono le grandi compagnie che, come Facebook, come Twitter? Perché più la gente ha due realtà diverse, due narrativi diversi che lottano su Facebook, più le persone spendono soldi anche per mettere la loro opinione in luce. Quindi in questo senso, questo è proprio la... uso monetario di questo diviso, e mi pare che questo veramente è un grande pericolo per la democrazia, perché sì, la gente non ha più una base comune. Sì. Infatti, come reazione su questo, anche negli Stati Uniti nascono nuovi social che sono proprio frequentati dalla persona della destra, che dalle ultime due settimane hanno aumentato da 25.000 a 2 milioni. Come Parla e Wimi, e questo è anche un altro, che sono ancora più due realtà diverse, e alla fine le persone sono in mano a queste compagnie. Sì. E, sentite, chi non parla, se per cortesia può chiudere il microfono dove sotto c'è scritto mute, perché abbiamo troppi rumori di fondo. Adesso Candela farà una domanda ad Alberto, quindi se gli altri tre per cortesia un attimo lo possono spegnere. Ecco, così, ecco, abbiamo eliminato un po' di rumore di fondo. Vai Candela. Bene, allora io volevo chiedere un po' la valutazione delle elezioni americane, perché se si osserva con attenzione la politica estera degli Stati Uniti negli ultimi 20 anni, pare chiaro che la regione latinoamericana non è stata uno dei temi principali dell'agenda della Casa Bianca. Che attese e speranze ci sono per l'America Latina? E soprattutto, può fare affidamento su quanto arriva da Washington? Io penso che quello che sta succedendo negli Stati Uniti sia il sintomo anche di una crisi che sta vivendo la democrazia statunitense, che poi ha dei riflessi col mondo, no? E ormai da tempo, come tu dicevi Candela, giustamente, l'America Latina non fa parte dell'agenda delle priorità della politica estera statunitense, questo da molto tempo, e anche da molto tempo c'è stato un cambiamento importante. Quello che prima erano strumenti di pressione politica o di intervento politico, come la CIA, ad esempio, no? Oppure gli organismi multilaterali di credito, hanno smesso, no? Come il Fondo Monetario, la Banca Mondiale, hanno smesso di essere gli strumenti utilizzati preferentemente, perché ormai gli Stati Uniti sono il principale partner commerciale dell'America Latina da molto tempo. Quindi la questione viaggia sulle rotaie dell'economia, sulle rotaie del commercio. Sul piano politico invece c'è molto poco da attendersi, anche perché c'è un effetto che io non credo che questo succeda solo con l'America Latina, è che i cambiamenti all'interno della politica statunitense sono stati così radicali e così intensi e così variabili che il mondo intero in realtà non sa più che cosa attendersi dagli Stati Uniti. Cioè, quali sono gli Stati Uniti? Sono quelli di Bush? Sono quelli di Clinton? Sono quelli di Obama? O sono quelli di Donald Trump? No? E pensiamo solamente negli ultimi 20 anni, dopo l'11 settembre del 2001, siamo stati praticamente obbligati una scelta unilaterale, a una guerra mondiale contro il terrorismo, però poi abbiamo scoperto che il motivo per il quale è cominciata quella guerra erano notizie false. Non c'erano le armi di distruzione di massa in Iraq, e in Afghanistan si è andati perché c'erano i talebani
E adesso tornano via dopo 19 anni, non avendo vinto la guerra, avendola persa, e ci sono i talebani. L'Afghanistan era il principale centro per la vendita nel mondo del traffico dell'eroina, oggi continua a essere ancora più di prima il principale centro di traffico dell'eroina. Allora, ovviamente, però nel frattempo c'è stata tutta una politica che è obbligata, perché quello era assolutamente la verità. E questo incide notevolmente. A un certo momento, siamo stati 10 anni, tra il 94 e il, tra il 2000 e il 2010, a discutere con l'Iran del loro piano nucleare, no? E faticosamente siamo arrivati nel 2015 a stabilire un accordo che stava funzionando. Poi nel 2016 hanno detto: no, questo non è vero niente, gli iraniani sono tutti cattivi e non bisogna ascoltarli, anzi bisogna ascoltare la Corea del Nord, e dobbiamo avere un accordo di pace con la Corea del Nord di denuclearizzazione, che è poco meno di aria fritta, perché in realtà non c'è niente scritto e tutto si basa sulla personale, sulla convinzione di Donald Trump. Sulla base di questi cambiamenti, poi c'è stato Obama, prima venivamo da Clinton, a questo punto il mondo si chiede: a chi devo ascoltare, in che momento? Cioè, in che momento io devo essere d'accordo sul fatto che, ad esempio, l'Arabia Saudita è uno dei principali esportatori del jihadismo, che poi si trasforma in terrorismo, e invece in questo momento no, non è vero, sono i grandi amici e sono alleati della democrazia. Allora che cosa ci dobbiamo aspettare tra 4 anni? No, in questi giorni ha fatto scalpore il fatto che il presidente del Messico, López Obrador, non ha telefonato per congratularsi con Biden della sua vittoria, e tutti quanti dicono: ci ha delusi, López Obrador non si è reso conto di questo. No, non è vero, López Obrador ha fatto una cosa che è molto razionale, dice: e a me chi mi assicura che Biden ha vinto? E se Biden non ha vinto, io dopo devo litigare con Donald Trump, e già mi è andata male durante 4 anni, non posso dipendere da quello. Allora c'è nel mondo intero una sfiducia, cioè un'incertezza, perché dice: allora se adesso il presidente degli Stati Uniti non se ne vuole andare dalla Casa Bianca e magari ci riesce, domani se noi gli comunichiamo che non vogliamo fare più affari con loro perché preferiamo la Cina, non sappiamo se ci invadono o se succede qualche cosa di grave. Tutto questo sul piano delle relazioni internazionali, diplomatiche, del commercio, si paga un prezzo molto grande, perché tutto questo si basa sulla fiducia e anche sulla la possibilità di prevedere come si muove il socio, cioè la previsibilità. Adesso, se io so che c'è la potenza più importante del mondo, che non so come si comporterà, non so che scelte potrà fare, no? Pensiamo all'accordo di Parigi. Dopo l'accordo di Parigi ci sono paesi che hanno scommesso sulla leadership Cina e Stati Uniti in vista del cambiamento climatico, e hanno fatto la Danimarca ha fatto una scommessa molto importante, ha detto: guardate, noi per il 2024 non useremo più il carbone, e così l'hanno fatto vari paesi, anche la Germania, anche l'Olanda. Però 2 anni dopo arriva un nuovo presidente e dice: no, il cambiamento climatico non esiste, andiamo avanti come prima. Questi sono cose che hanno bisogno di investimenti, che hanno bisogno di ricerca, che hanno bisogno di un orientamento. Quando le politiche sono così oscillanti, diventiamo imprevedibili e diventa problematico anche avere dei rapporti. Quindi c'è tutto il mondo, in realtà, che non sa più cosa aspettarsi dalla Casa Bianca. E questo credo che è un prezzo che si pagherà durante molto tempo, e non sarà facile venirne fuori, perché gli Stati Uniti devono anche assicurare che ci sarà un'istituzionalità globale che verrà rispettata. Cioè tu non puoi allegramente, in mezzo alla pandemia, dire: no, noi togliamo il finanziamento all'Organizzazione Mondiale della Salute, perché questo ha causato migliaia di morti in Ecuador, in Bolivia, in Brasile, perché significa anche risorse che non sono più andate a essere utilizzate nel caso della pandemia. E quindi l'America Latina entra in questa incertezza generale, dove sì, ci sta mancando molto, no? Sapere che cosa succederà nella Casa Bianca e sapere che è possibile avere un dialogo amichevole anche con la politica statunitense. Grazie. Posso dire qualcosa velocemente? Sì. Perché penso
che alla fine Trump deve andare, deve lasciare la Casa Bianca perché Biden ha vinto. E penso che Biden in questi 4 anni cercherà di fare di tutto per ristabilire anche questa fiducia. Perché tanti negli Stati Uniti, tanti noi, vediamo che non può andare avanti così. Questo è anche uno delle cause che Biden ha vinto. Così penso che c'è speranza per migliori rapporti anche con l'estero. Senti, Candela, anche a proposito dell'Europa, come è stata accolta in Europa? Perché non solo il presidente Alberto Messicano non ha telefonato, ma neanche Putin ha telefonato a Biden. Ecco, che Candela... Com'è stata che lui lo sapeva prima. Si erano messi già d'accordo. Ci sono stati appunto i leader europei che si hanno voluto presidente e si sono mostrati favorevoli anche a stabilire delle relazioni, no? In un piano transatlantico. Però appunto c'è stato Putin, anche altri come in Cina che hanno preferito non pronunciarsi prima di tempo, no? E aspettare un po' che si risolvano tutte queste cause anche giudiziarie, anche perché con la Russia, magari con Trump è stata una situazione un po' più calma, però già si è visto quando anche Biden era vicepresidente che si seguiva un po' di più il tema delle sanzioni alla Russia. Certo. Liliana, io sono curioso di sapere, no? Perché in tutto il mondo, in Italia si capisce, ma in tutte le televisioni, in tutte le lingue, in arabo, francese, inglese, si è parlato moltissimo delle elezioni americane, ma in Togo c'è stata attenzione alle elezioni americane o più per altre questioni più di fondo, come le questioni di giustizia razziale, e i vari omicidi che ci sono stati da parte della polizia, il movimento Black Lives Matter. Ecco, qual è stata un po' la tua opinione a riguardo? Sì, allora, intanto dappertutto dove c'è la gente oggigiorno, come diceva Alberto prima, arrivano notizie. Per esempio, tante volte quando si parla dell'Africa, magari si dice dove c'è la TV, anche dove non c'è la TV, oggi ci sono smartphone, dove non c'è smartphone ci sono telefonini semplici dove uno anche la radio può accedere. E quindi le elezioni negli Stati Uniti sono state seguite anche da molti qua. E dappertutto, e questo è un fatto un po' curioso, l'amministrazione del presidente Trump ha svegliato in un certo senso un riavvicinamento alla storia e vicende degli americani, soprattutto afroamericani, ma anche con tutti quelli della discendenza africana dappertutto nel mondo, soprattutto con l'aumento delle tensioni razziali negli Stati Uniti. Quindi, a quanto riguarda il futuro, diciamo, credo che molti stanno lì ad aspettare, a guardare i fatti per scoprire la novità che porterà l'amministrazione di Biden. E poi già diciamo l'anno scorso, 2019, era stato dichiarato l'anno di ritorno nel Ghana, perché si festeggiava 400 anni dall'inizio del commercio di schiavi. Quindi tutte queste vicende sono state vissute con molta intensità tra i popoli dell'Africa. E un'altra cosa che è molto interessante, che anche è legato un po' all'amministrazione Trump, tanti qui l'hanno conosciuto proprio sotto questi riflettori della lotta per l'eguaglianza, e quindi tanti hanno guardato a questo cambiamento sotto questa luce di discriminazioni razziali. E quindi si stanno verificando anche tanti movimenti di tanti afroamericani che quest'anno, dall'anno scorso, stanno facendo questi viaggi che loro chiamano pellegrinaggi, chiamano viaggi spirituali. E è molto curioso perché già negli anni 50 e 60 del secolo scorso
Il paese, il Ghana, sto parlando, ha ospitato i principali attivisti dei diritti civili, scrittori e pensatori, per cui anche Webb Du Bois, Maya Angelou, anche Malcolm X, Muhammad Ali, Martin Luther King, sono stati in Ghana e il Ghana li ha sempre accolti. Ma ci sono movimenti di questi giovani e non afroamericani che stanno visitando tutta la parte della costa, praticamente il Benin, Togo, Senegal, che è stata proprio la porta del diciamo da dove partivano gli schiavi. Sì. E quindi l'elezione in America, in tutta l'Africa, maggiormente è stato guardato sotto questa luce qua. Interessante, sì. Molto. Grazie. Riguardo alla Giordania, qual è la lettura di queste elezioni americane anche in base a questa posverità di cui parliamo? Liliana, se puoi chiudere il microfono, per favore, Lili. Grazie. Bruno, lo devi aprire tu il microfono. Eccolo. Quindi hai chiesto Bruno un po' una sua opinione, gli abbiamo chiesto sia sulle elezioni sia di quello che abbiamo parlato delle fake news, della post verità dentro il mainstream della politica, anche non solo americana, ecco. Anche diciamo, in Italia potremmo raccontare delle belle, diciamo che gli effetti delle notizie che vengono dagli Stati Uniti in Medio Oriente creano sempre grande scompiglio, anche perché è il posto che è. Io volevo solo sottolineare due o tre punti brevissimi. Il principale punto che tutti si augurano qui, che il nuovo presidente eletto cambi politica nei confronti dell'Iran, perché il Medio Oriente in questi quattro anni è stato polarizzato, i buoni contro l'Iran e i cattivi per l'Iran, ma non si può pensare che il mondo gira intorno ai buoni e ai cattivi, insomma, poi voglio dire, l'Iran avrà tutti i suoi problemi, ma in ogni caso è un paese di 80 milioni di abitanti e non è uno scherzo. Faccio una piccola parentesi per dire che sono molto felice della liberazione temporanea di Nasrin Sotoudeh, l'avvocato iraniano, che è stata rilasciata temporaneamente dopo essere stata condannata a 33 anni e 148 frustate. È stata temporaneamente lasciata andare a casa perché ha il Covid. Comunque è una notizia positiva. L'altro punto, io ho scritto un articolo che è apparso oggi su Cittanuovo.it riguardo i palestinesi. I palestinesi con la politica trumpiana Netanyahu erano finiti, potevano soltanto suicidarsi. Allora a questo punto si riaprono delle speranze. Ci sono dei colloqui in corso al Cairo molto interessanti per ricomporre questa identità palestinese che è stata distrutta praticamente. E naturalmente in questa prospettiva, sono prospettive di speranza, però cioè non c'è niente di più che la speranza, però se non altro qualcosa si muove, questo sicuramente. Poi riguardo alle fake news, noi non solo il Medio Oriente è un posto dove le fake news sono la benzina per le invenzioni, cioè sulle fake news ne inventiamo delle altre e quindi viene fuori di tutto e di più, ma la gente è più, non si fida, cioè voglio dire, sì, è come in tutto il mondo, ci sono i media, ci sono i social e tutto quanto, ma la gente per principio non si fida di queste cose e quindi cerca delle verità altre che a volte sono reali e a volte sono ancora peggio di quelle dei social,
ma fa sì che ci sia una vitalità che io sono stato in Italia 2 mesi fa, non c'è questa vitalità così creativa, che ha i suoi risvolti positivi e altri negativi. Certo. Senti, chiudiamo qua questa, sulle elezioni americane, ci sarebbe tanto da dire, invece sono curioso da Alberto di sapere, il Perù si avvia ai 200 anni dall'indipendenza l'anno prossimo, nell'ultimo periodo ha cambiato 3 presidenti in 7 giorni, c'è una corruzione diffusa anche, ho letto che metà dei parlamentari sono indagati, adesso è stato eletto questo Francesco Sagasti, 76 anni, un ingegnere industriale, che è realmente lui espressione di quel cambiamento che il paese chiede? Ah, io direi che è molto difficile che sia così, nel senso che la crisi del Perù è profonda, perché non è solamente il tema che sono cambiati 3 presidenti in una settimana, e che tutti i presidenti dal 90 in qua sono sotto processo o condannati, come nel caso di Fujimori, per delitti di corruzione, ma anche di lesa umanità, non se ne è salvato nessuno, fino a questo momento l'unico era Vizcarra, no? Altrimenti sono tutti qua, uno si è suicidato per non essere arrestato, Alan Garcia. Quindi praticamente un paese dove tutti i presidenti sono invischiati con la corruzione, e in una situazione del genere è difficile che la via d'uscita possa essere Sagasti, anche se è una persona competente, una persona preparata, aveva votato contro la destituzione di Vizcarra, però è un Parlamento altamente frammentato ed è un Parlamento utilizzato per ottenere le immunità, e infatti, come dicevi tu, 68 su 130 congressisti, 68, più della metà, sono indagati, sono sotto processo, sono accusati, alcuni sono a piede libero, ce ne sono due che sono accusati di omicidio, cioè sono accuse gravissime, e tra l'altro non è assicurata la stabilità, perché ci sono, è altamente frammentato con partiti molto piccoli. Quindi questa crescita economica che c'è stata in Perù, che è stata chiamata il miracolo peruviano, in realtà ha i suoi demoni interni, e che è un'alleanza tra gli affari facili, cercando di evadere molto spesso la legge, e in connivenza con settori politici che hanno facilitato questo. E questa è la cosa positiva, diciamo, perché diciamo, per poter sperare bisogna avere anche dei fondamenti, cioè la speranza si fonda su qualcosa di concreto, altrimenti è superstizione, ci speriamo che vada bene, no, la speranza bisogna, ecco, forse una segnale positiva per avere speranza in Perù è la società civile che ha colto questo problema ed scende in piazza per manifestarsi, per opporsi, no? Allora questo potrebbe dare la possibilità che tra 5 mesi, quando ci saranno le elezioni, si possa arrivare alla scelta e a una selezione di candidati che siano molto più affidabili e molto meno, in connivenza con negozi poco chiari, no? E in Perù purtroppo abbondano, perché le risorse del Perù sono notevoli, sono molte e sono di grande importanza, e questo purtroppo attrae sia le persone ben intenzionate che quelle non ben intenzionate dal punto di vista degli affari. Bene, allora una breve battuta conclusiva la chiederei a Liliana, a Susanne e a Bruno. Ecco, noi assistiamo, appunto, sono tanti paesi, anche mi raccontava Liliana, ci sono le frontiere chiuse anche tra Togo, Benin, ecco, tante persone in Italia e in Europa rinchiuse nella loro solitudine, non possono uscire di casa, neanche se sono ricoverate non possono incontrare i loro parenti, ecco. E Bruno, ecco, ma ci sono poi anche tanti segni, diciamo, di speranza, io non li vorrei chiamare eroi, ma di gente che fa semplicemente il loro
dovere fino in fondo, medici, paramedici, forze dell'ordine, il loro contributo nella quotidianità. Alberto mi raccontava di un medico che è morto di recente, che c'è stata una grande folla, ha partecipato al suo funerale perché fino in fondo è voluto restare in prima linea. Ecco, però tante volte c'è il rischio che questo altruismo nei tempi delle crisi e difficilmente poi diventa sistemico nella vita ordinaria di uno Stato, di un paese, ecco, vive solo nella eccezionalità e non nella quotidianità. Ecco, che contributo si può dare nella quotidianità per che possa diventare qualcosa di più continuo? Devi aprire il microfono, Bruno. È un bel problema, eh. Io ho una cosa che ho visto qui, non facile, dunque dovete fare il conto che per esempio in Giordania, ma non solo in Giordania, anche in Libano, anche, ci sono tanti profughi. In Italia ce ne sono pochi, nonostante la mente, no? Cioè, in Giordania sono, diciamo, 9 milioni di cittadini, ci sono quasi 2 milioni di profughi siriani, e metà di questi stanno in pochi campi profughi. Allora, la cosa interessante è l'azione di alcune, anche non poche, ONG di origine europea o nordamericana, che questi operatori si sono ritrovati qua, non potendo a un certo punto uscire per vari motivi, e hanno cercato, come è possibile, mantenendo le distanze, tutto quel che serve, di non abbandonare queste persone, e queste persone stesse tra loro si organizzano in un circuito di solidarietà con i mezzi che hanno, logicamente. Però è interessante cercare di realizzare i progetti che c'erano magari già da prima, che però, come è possibile farlo adesso, con una continuità il più possibile continua. Questo è. Bene. E tu, Susan, cosa ci dici? Io direi che cosa viene fuori è che dobbiamo superare l'individualismo esagerato. Perché questo si vede. Io mi metto la mascherina non perché ho paura, perché penso all'altro. Questo si vede nelle piccole cose, persone che fanno la spesa per i vicini più anziani, e questo penso è l'unica cosa per uscire di questa isolazione, ma anche di questa polarizzazione, di guardare l'altro, di andare incontro e ascoltarsi. Bene, e tu, Lilian, dici una parola conclusiva? Sì, allora io direi che in questi mesi abbiamo scoperto anche delle risorse che magari credevamo che non avevamo. Questa pandemia ha avuto anche, oltre tutte la negatività, tutti gli effetti negativi, conseguenze negative, c'è stata anche tanta generosità, come tutti avete detto. Abbiamo scoperto di un'umanità in tutto il mondo, e io mi auguro che veramente continui, che diventi un sistema, ma questo dipenderà di ciascuno, quindi questo è il mio augurio, e che questo vaccino veramente arrivi al più presto e che sia accessibile a tutti, anche ai più poveri. Bene, allora chiudiamo qui questo appuntamento. È possibile, sì, aggiungere un... Sì. Una cosa, precisamente parlando di questo, guardate, a me pare, me la sento di fondare la speranza anche su istituzioni che ci sono, e ci sono a livello internazionale. Noi dobbiamo riscoprire il valore delle Nazioni Unite, dobbiamo riscoprire il valore della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, no? E quella dichiarazione, io invito a rileggervela,
a cercarvela su internet e e rileggervi l'articolo 1, che è meraviglioso, perché nell'articolo 1 ci sono dentro i tre principi espressi della modernità: la libertà, l'uguaglianza e la fraternità. La fraternità come un dovere di tutti gli esseri umani, insieme al rispetto per la dignità umana che è propria dell'essere umano. E la cosa interessante è che quell'articolo non fu scritto solamente da gente di una cultura cristiana. Il principale artefice di quell'articolo è stato un cinese, il dottor Peng Chung, di cultura confuciana. C'era in quella elaborazione, c'era anche un libanese, c'era un australiano, c'era un francese, c'era un russo anche, che in quel momento era l'Unione Sovietica. Cioè c'erano due paesi dall'ateismo praticato che invece sono stati i loro rappresentanti, i costruttori di un articolo meraviglioso che poi è il motore di tutto il resto dei diritti umani che sono stati riconosciuti. E quello crea istituzioni, perché a partire da quello poi l'ONU, le Nazioni Unite, hanno preso forma e sono nate le istituzioni per la cultura, per l'infanzia, sono nate le istituzioni per l'economia, per lo sviluppo, sono nate migliaia di cose. Queste istituzioni ci sono dentro e forse abbiamo modo in questo momento in cui siamo in crisi e stiamo soffrendo tutti per la stessa ragione, come abbiamo sofferto tutti per la stessa ragione alla fine della Seconda Guerra Mondiale, oggi possiamo riscoprire quello e ridare valore. Per questo diventa importantissimo il multilateralismo, costruire scenari insieme e arricchirci dei valori delle differenti culture. Questo c'è, questo patrimonio lo dobbiamo riscoprire, non lo dobbiamo inventare. Sì. Ci sono istituzioni che hanno funzionato, no? E che possono continuare a funzionare meglio. Bene. Allora ringraziamo a tutti, auguriamo buon pranzo ad Alberto Barlocci, buona mattinata a Susanne negli Stati Uniti, buon pomeriggio a Bruno e anche buon pomeriggio, no, Liliana è un'ora prima di noi, quindi c'ha tutto il pomeriggio ancora davanti. Ci vediamo fra due settimane, giovedì 3 dicembre, l'ora da definire a seconda dei fusi orari che troveremo disponibili. Grazie. Ricordiamo anche che potete rivedere la diretta sulla nostra pagina Facebook. Sì, Facebook, su Città Nuova Facebook. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie.